Allora, ciao a tutti, sono tornato con questo nuovo video. In questo video vi porto un video vlog che sarà del concerto di Francesca Michelin. Sto al Burger con la mia amica Letizia. Saluta. Ciao. Che stai mangiando, Letizia? Dici un po'. Io sto mangiando un chicken burger che non è buonissimo, quello di Andrea è meglio. Ok, abbiamo finito di mangiare al Burger e mo visto che il concerto c'è alle 10 e mo sono tipo le 8:40, abbiamo deciso di andare a prendere un gelato al Mac. Proprio, vieni qua, dai, vedi un po'. Ma io sono ancora che schifo, dai, su, cioè, dai, sta ripresa. Vabbè, mi vergogno, che c'è dietro? Vabbè, ciao. Sì, eccoli, sì, ciao. E vabbè, Letizia, non scende, cioè. State E scarpe. E che ne so, Letizia, dici un po' le tue impressioni su questo concerto, sei felice, sei? Io sì, sono felice, sto andando al concerto per colpa sua, quindi... Per colpa? Vabbè, per colpa, sì. Che poi è stata una cosa dell'ultimo secondo, sì, perché infatti, io l'ho scoperto mercoledì che c'era il concerto, ho fatto, oh mio Dio, andiamoci. Ho chiesto ieri di andarci. E lei, per fortuna, che è mia seconda sempre, che poi io, cioè... Vabbè, penso che tutte la conoscete, cioè la mia canzone preferita in assoluto sua è L'amore esiste, cioè io proprio mi c'è medesimo. Tu la conosci, no? Sì, mi sa. Sì, la conosco. È stupenda, cioè tipo quando uno è innamorato pensa a tutte queste cose, l'amore può nascere dovunque, no? Vabbè, è molto bella. E mo stiamo andando al Mac. Stiamo a piazza al Mac. Questa cioè mi riprende sempre, ma come è possibile, cioè. Mo stiamo andando al Mac, siamo a Piazza di Spagna e tu che gelato le prendi qua, Desi? Io non lo so, ora vedo. Certo. Io prendo quello col cioccolato. Io non so, ora vedo. Vabbè, penso ci vediamo direttamente davanti al teatro. Se, cioè io, se non è, non è illegale tipo riprendere che canta, no? In realtà non lo so, eh. Vabbè, se non è illegale, se scopo che non è illegale, mi metto pure i pezzi dove lei canta. Forse. Forse. Non è illegale. Cioè, L'amore esiste lo metto di sicuro, tipo 10 secondi. Canta. No, sì, lo deve cantare, cioè una delle sue canzoni di più successo. Ma lei sta presentando il nuovo CD, magari c'è cioè, chi gli frega di cantare. Oh mio Dio. Ciao. Stiamo al Mac, no? E io, cioè, alla fine mi sono preso pure l'Happy Meal perché ho scoperto che dentro ci stava a sorpresa dei mini pony, no? Quindi io... sto spiegando, Letizia. Quindi, cioè, io tipo c'ho una passione per i mini pony, cioè, tipo ce l'ho attaccata all'astuccio, ce l'ho dappertutto. Infatti hanno fatto pure, cioè, hanno fatto pure la calza della Befana dei mini pony, però, tipo, mia mamma mi ha rifilato quella di Kinder, io me la sono tipo rifissata, tipo, oh, non mi ha comprato quella dei mini pony, però, vabbè. E vabbè, c'è stava tipo la maschera... del cavallo bianco e viola, che poi non mi ricordo come si chiama. E poi mi sono preso il milkshake al cocco, però è strano perché sta tipo metà di cocco, metà di fragola, quindi che non lo so. Scusa. È vero, cioè la vuoi assaggiare, cioè, no, tipo tiri un sorso e sa di cocco, tiri un altro sorso e sa di fragola. Che poi, cioè, di solito ti danno una cannuccia bianca, a me mi ha dato questa, cioè, di solito ti danno una cannuccia nera, a me mi ha dato questa bianca. E... Ma quando è qua ti danno una cannuccia nera? Quella nera piccola. Vabbè, chi è esperto come me lo sa, e con questo è impossibile mangiarlo perché non lo tiri su, capito? Nel senso buono del termine. E vabbè, mo noi mangiamo, facciamo e ci sentiamo Letizia, dopo. Letizia, voi ve la fa vedere che stava a mangiare. Che mai? Guarda, come si chiama? Gelato McFlurry a bacio per... non si vede niente. Ah, non si vede. McFlurry a bacio per Ugina. Urla, però non ti sento. Vabbè, non fa niente. Però come? Cioè, sento tipo... Urla, dai. Ho detto, il McFlurry a bacio per Ugina è molto buono. Sono contenta. E sì, dopo che il panino del burger gli ha fatto schifo, mo è contento. Infatti ora sì, ora sono soddisfatta finalmente. Tu devi aprire questo. Ma sta, è partito, sì. Ah, ok. Che poi io come, cioè, mi stava a mangiare prima il McFlurry di mangiare l'Happy Meal, no? Quindi, come si chiama? Ecco. E dentro abbiamo, facciamo l'unboxing. Dentro ci sono le patatine. Ma levala la mano, scusa. E come vi faccio vedere le cose, Letizia? Vabbè, scusa. Io. Queste le patatine che darò a Letizia, che se le mangerà col gelato. Che schifo. La maschera, questa, io l'ho presa. Ecco. Ah, ma sono tipo occhiali. Che non so neanche se mi entra. Vabbè, provo. Aspetta, la provo. La proviamo in diretta. Sta codina dov'è? Cosa? Sta codina.
Ma che c'è ancora la luna? Queste sono ma le extension, le extension, extension. Sì, che le metti sulla, sulla di Letizia, no, ma sui capelli vanno messi. Eh no, guarda, dove vanno messi? Io c'ho la rasatura dove metto. Vabbè, guardiamo, non mi entra. Prova. Sì, ti entra, ecco, ah. Perfetto. Come sta? Che bello che sei. Che... ti sta bene, no? Va bene. I minipony conquisteranno il mondo. È che non lo sai. Beh, cos'altro ci sta dentro? C'è pure, c'è pure il panino, questo me lo mangio io. Bene, c'è il panino, eh? Quello normale, Letizia. Che ne so io, scusa, io non prendo la più da millenni. E io pure, cioè io ho preso solo per i minipony. Vabbè. Ecco, il panino. Lei è più fashion blogger di me. Chi io? Buono. Cosa c'è dentro un panino? Oddio, lo sta rompendo. Cosa c'è dentro un panino del Mac? Ma che schifo. Buono. No, che schifo. Ma ok, ciao. Stiamo andando al concerto, io non vedo l'ora, cioè, non vedo l'ora di sentire L'amore esiste. Tu sì, la sai. Può nascere dovunque, non anche dove non ti aspetti. Dove nulla, mo la sbaglio di sicuro, dove nulla avresti detto. No. Dove nulla avresti detto, dove non piace. Poi non potete capire, noi ci siamo accorti quando stavamo al Mac, che erano tipo le 9:30, mostro le 9:40, ma siamo arrivati praticamente, che i posti, come si dice, non erano numerati, no? Cioè, tu arrivi e te siedi, tu te siedi. Pensa tipo se noi capitiamo distanti, lontani, Oppure c'è tipo all'ultima fila vicino all'ingresso, cioè. Vabbè, io spero, meglio attaccati che distaccati. Vabbè, facciamo spostare qualcuno, diciamo, senti, mettere, dai. No, non ti posso mettere distaccati. E no, metti che c'è... Posso... si arrangiano, cioè. Infatti noi, cioè, abbiamo visto la gente che stava là dalle 8, abbiamo detto ma scusa, il concerto inizia alle 10, questi stanno ancora qua, cioè stanno già qua, quindi mo abbiamo capito il perché stavano già là. Vabbè, non fa niente, ora ci organizzeremo più posti. Vabbè, speriamo bene, cioè io a me mi, cioè possiamo stare pure all'ultima fila, però basta che non siamo divisi, sennò a me mo siamo arrivati, vi faccio vedere dentro. Quasi. Saluta Leti, ciao, ciao. Non riprendere la mia testa, ciao. Però perché mi devi riprendere a me? Io sto facendo la capoccia. Ma scusa, vedi sempre in mezzo. Ok, siamo arrivati. Il concerto inizia fra 20 minuti. Ciao. E niente. Cioè in realtà insomma è come se fossimo un po' tutti sul palco, però alla fine devo suonare io, quindi ho un po' il brano che vi propongo adesso è il primo brano con cui ho iniziato la mia carriera ed è Distratto. Insomma, Distratto una volta non si chiamava così, si chiamava I Wonder About You. E perché la scritta Elisa in inglese inizialmente, quindi nessuno pensato sapeva, cioè può sapere come fosse il brano. E qui ho detto facciamo una versione un po' in inglese, un po' in italiano.
anni neo-20 ed è Jovanotti, artista italiano che ammiro, venero, è il mio idolo, come si dice adesso, è il mio idolo, Jovanotti è il mio idolo. E questa appunto è una sua canzone, che si chiama Tanto, 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 Tanto o Tanto al cubo, dipende da... Insomma, adesso ve la faccio. Qual è il tuo impegno immenso e di tuo tempo denso? Che risultati ha? Alti e bassi. Che risultati ha? Alti e bassi. Rido di me, di te, di tutto ciò che ti immortale c'è. Tanto e che mi piace. Tanto, tanto, tanto mi batte lì. Concerto. Sì, è finito 10 minuti fa più o meno. E quindi... a me è piaciuto un sacco, a te Leti? A me pure è piaciuto molto, cioè è un artista veramente eccezionale, cioè c'aveva tutti gli strumenti. Faceva tutta la sola, le luci. No, le luci no. Ah no? Anzi. Vabbè, no, faceva brava, gran cioè, parte delle cose da sola. Letizia, dove andava? Sotto l'autobus? Dove è? Sotto l'autobus ora.
faceva, vabbè, faceva tutta da sola praticamente. Sì. Cioè, e qual è stata la tua canzone preferita? Sì, a me è piaciuta molto la cover di Jovanotti, sinceramente. Cioè, io l'ho trovata una cosa fantastica. Che io non so se metterò, cioè, non so se posso mettere la musica nel video, no, capito? Dai, mettila, sì, poi mi cancellano tutto il video. Perché? Vabbè, però a me è piaciuto L'amore esiste, cioè, quella canzone proprio per me è il top del top. Ma che non fai così? No, com'è? L'amore mio sei tu. Scusa, io non so le parole, mi dispiace. Scusate, non faccio più. Guarda che bello l'albero, fai. Che bella Roma la sera. Siamo a Piazza San Silvestro e ci stanno sì e no tre persone. Cioè non c'è più nessuno. Ora però abbiamo è presto, via il corso. Sì. Infatti perché sono tipo le 11:30, quindi... Vabbè, quindi noi vi salutiamo, spero che il video vi sia piaciuto, sì. E ci vediamo... molto presto, cioè forse faccio il video sui piercing proprio se devo. Almeno che ne so, c'ho qualcosa. Finalmente... io non posso perché io ce l'ho. Finalmente solo c'ho un argomento da fare, quindi io posso farlo. Ok. Voi vi mandiamo un bacio e ci vediamo presto. Ciao.